yesterday. Giving up, it could save me. I don't wanna feel like this, I feel like shit. But sadly when I think of you, that's how it is. You're the reason that my songs are hit or miss. Wait, who am I kidding? They all his. Cause a broken motherfucker has rhythm. They all his. Cause Kaden was the person who rhythm. Which makes sense, cause I'd be the only one to fit him. Baby, I thought you were the one that could save me. But look at us now, you're down and I'm up. And ain't nobody giving a fuck about that could save me. But look at us now, you're down and I'm up. And ain't nobody giving a fuck about you. I ride a Polaroid in the blanket you gave me.
me, cause maybe when I feel like giving up, it could save me. I don't wanna feel like this, I feel like shit. But sadly, when I think of you, that's how it is. You're the reason that my songs are hit or miss. Wait, who am I kidding? They all his. Cause a broken motherfucker's rhythm, they all his. Cause Kaden was the person who rhythm, which makes sense, cause I'd be the only one in the mind. Used to tell me that you love me, now you're wasting my time. I'll give it a couple months to see you with your new guy. Our memories still play in the back of my mind. Our memories will play for the rest of my life, probably. Or maybe I'm stalling. I had a picture on my desk, but I think it fell off. I'm getting to a point in life where I can fucking fall off. They get in the cuz, they finally know that I'm just too rough. It makes sense, cause I'm the best. Don't need no help, listen to my songs. Hola. Ciao Kojak. Ciao John. Ciao Virgi. Ciao Anto. Ciao Adis. Giù. Oh, qua mi sento più a casa, vedi? Molto più comodo. Qualche problemino con la live. Sì, no, ho risolto. Ho 800 connessioni, ma ne funziona solo una. Forse perché YouTube è pesante, è probabile. Io ste minchia di cose che mi taggano nelle sponsorizzazioni di Shane, guarda. Vaffanculo. Va bene. Come sto? Bene. Bene. Sì, bene. Grazie. Posso confessarti una cosa? Certo, Leonardo! Magari attiviamo anche il volume. Ciao Selim! Devo toglierle, aspetta se le cancello. YouTube. Ciao Giuseppe. Bella la postazione, lo so, grazie. Allora, il mio canale. No, forse devo andare su studio. YouTube Studio. Elimina, elimina, elimina. Come si eliminano? Elimina definitivamente. Mi hanno bannata, Giuseppe. Ciao Paolo. Mi hanno bannata, non posso fare live su Twitch. Raga, sono 3 settimane che non sono su Twitch. Come cazzo è possibile che c'è ancora gente che non se ne è accorta? Trovo, mi hanno bannata. Abbiamo trollato. Se volete vedere il troll su Trovo, mi hanno bannata da Trovo, ma il canale c'è ancora. Se volete capire perché mi hanno bannata, c'è la live. Perché mi hanno bannata che non posso fare live per una settimana, ma c'è il VOD. Questa cosa mi fa straridere, perché mi hanno bannata perché streamavo un sexy shop, ma c'è la live, quindi voi potete vederla la live, mi fa straridere. Mi hanno bannata da Twitch, sì. Cosa ti manca quella piattaforma? Non ho capito Paolo. Vabbè Matteo, ma ho mega trollato, cioè abbiamo testato i limiti della piattaforma, abbiamo capito che i cazzi non si possono streamare, ecco. Certo Leonardo, chiedi. Mi hanno bannata venerdì, vabbè ma venerdì torno.
Oddio, cos'è questo dolore qua? Ora ti manca, ballano su YouTube e sei al posto. Non credo che ci vorrà molto, anche perché YouTube in teoria è un po' severa. Vabbè, ma noi stiamo qua. Il mio hater verrà a segnalarmi anche qui, non vi preoccupate. Mi avevano shadow bannata da Bigo. Tre giorni che non riesco a venire. Che senso? Non lo so. Mica sono un medico, raga. Cioè, io a queste domande non so rispondere. Ciao Michele! No, beh, il ban da trovo me lo sono cercata. Gli altri ban, tipo Bigo, Twitch, Kick, quelli penso sia il mio hater seriale. Da oggi il canale chiamalo Bannatena 24, sì. No, Anto, ma io vorrei capire cosa ti è successo. Perché Pasquale diceva che i ban durano tipo 10 minuti. Cioè, non può essere. Cioè, però tu vedevi la live, solo che non mi puoi scrivere. Magari ti ho bannato io senza volere. No, perché non ti ho mai cliccato sopra. E poi la live la vedi, non è che non la vedi. Sulla piattaforma viola il ban è definitivo. No, ma è a tempo indeterminato. Quindi è riammissione a seguito di ricorso. Il problema è che hanno dei tempi di riesamino del ricorso lunghissimi. Quindi potrebbero ridarmi il canale domani, potrebbero ridarmelo fra un mese, fra un anno, non lo so. Io sto pregando che me lo ridiano entro l'11 di novembre, che in teoria rifaccio la maratona. Preghiamo tutti insieme che me lo ridiano entro l'11. Ciao AVL, AVI, AVL. Dove trovo il tuo off? Punto esclamativo off, punto esclamativo social, punto esclamativo off. Bigo è una piattaforma di streaming, sì, carina, però la puoi fare solo da telefono, quindi un po' limitante, sì. Già, martedì sono 3 settimane, oggi sono 19 giorni. No, no, lo so. Bravo Paolo, prega per me. Voi non sapete quanto mi manca la piattaforma viola. No, no, ma su trovo torno venerdì. Su trovo torno. Prossimi, cioè, nel senso, se vi manco, ci sono i VOD, c'è il mio allenamento, c'è l'ultima live che ho fatto. Su trovo, cioè, se mi cercate ci sono. Perché loro sono intelligenti e ti bannano, ma non ti cancellano il canale. Io non posso loggare, però se voi cercate il mio canale c'è. E i miei VOD ci sono. Ciao Cash. Spero facciano una seconda stagione. Dicono che, mi ha detto un ragazzo che l'hanno già annunciata per aprile 2023. Non so che senso abbia, perché secondo me sta bene finita così. Però molto bella. Molto bella, sì. Ma come una live molto bella, che non hanno più fatto stagioni, era Bonding, molto bella. No, lì puoi monetizzare, Gennaro. Su Bigo monetizzi. Che stellina che sei, Virgi. Ciao Albertino. Bigo, fidati che è un'app veramente di merda, i numeri che vedi tipo 500 quasi.
Bootcast che cos'è? Adesso la scarico, ma tutte queste piattaforme da dove cazzo saltano fuori? Ah, che siano bot l'ho capito perché quando avevo lo shadow ban avevo comunque tipo 90 specte, ma infatti non scrivevo un cazzo di nessuno. Ma Bootcast non c'è? Che cos'è Bootcast? Non è un'applicazione. Sì, certo che l'ho finita Sexify. Maurizio mi manca. Maurizio chi? Su Twitch non esisto. Su Twitch sono invisibile. Mi hanno... cioè, ti cancellano l'account praticamente. Ho fatto una live su Bigo, Albertino. Tutto bene. Sono sola. Mi sta venendo sonno. Degli streamer che ho conosciuto su Twitch che mi manca da grandi, tantissimo. Lady Loca. Basta, quelli che seguivo. Non so, non so che senso abbia che esce. Patrizio, cioè di chi mi manca come streamer, no. Matteo, io l'ho guardato in un giorno solo, Sexify. Sì, certo. Ma mi sbanneranno? La live con la Giusy la farò mai. Se non mi danno Twitch non faccio più live con la Giusy. La vedo venerdì che vado a Milano, ma non faccio sicuramente una live. Non puoi fare, non puoi. Io non posso nemmeno essere ospitato in un'altra live. Il mio hater mi odia talmente tanto che ha segnalato una clip vecchissima del vecchio nerd dove apparevo io e lo stavano bannando perché io ero nella live, ma è una live di maggio. No, Vincenzo. Ah sì, comunque sì. Per questa live non posso fare un cazzo perché non ho gli abbonati. È come se io avessi incominciato a streamare da capo tipo su Twitch. Devo arrivare a 1000 follower, mi pare. Quali sono i requisiti per monetizzare? Dov'è? Devo arrivare a 1000 follower e 4000 ore di visualizzazioni. Ho 314 ore e 500 follower. Ho solo 314 ore su 4000. Sono tantissime 4000. Non arriverò mai ad avere... Per questo mi cago anche il cazzo, perché non c'è nessuno. Perché comunque YouTube non lo usa nessuno. No, non posso monetizzare. Sto qua... Perché? Solo che l'unica piattaforma dove posso streamare da PC è questa. Vabbè, fino a venerdì poi torno a trovo. Ha una vita triste. Sì, torno su trovo sicuramente.
L'avevo capito da tu, no, sapevo che eri tutte. Ciao cuore. Con 2300 persone sul gruppo Telegram, se la gente non fosse lavativa. Albertino, ma guarda, ti assicuro che mi basterebbe arrivare... Io avevo 35.000 follower su TikTok, ne ho 500. Non riesco più a fare follower. Ne avevo 35.500. 30.000 follower su Twitch, 450 su YouTube. Cioè, non è che mi devono guardare. Io posso anche capire. Patrizia mi ha mandato il pesce tramite video. Sì, ma perché me lo stai chiedendo, Dudo? Ma stavo streamando un sexy shop e guardavamo i dildi. Ah, addirittura per poter monetizzare su YouTube devo, in queste 4.000 ore di visualizzazione, devo avere zero avvertimenti sulle attività relative alle norme della piattaforma, quindi non ci arriverò mai a monetizzare su YouTube, perché sicuramente mi banneranno prima. Bene. Sì, sicuramente Albertino, però nel senso, di tutta la gente che mi seguiva, porca troia... Considera che la live dove la clip dove dicevo la mia patata scorreggia quando faccio 90 gambe chiuse è ancora up, cioè c'è ancora la clip, non me l'hanno cancellata a sto giro, ha fatto 35.000 visualizzazioni, non ho fatto follower. Se vuoi fare live, sì. Cioè, non monetizzerai mai se hai un avvertimento. Molto meglio che ti avvicini al microonde. Che cosa vuol dire? Vabbè, ma ti hanno segnalato sicuro, Virgi. Probabilmente, Matteo, non lo so. Però, cioè, per dire, ho pubblicato una clip prima, ha fatto 35 visualizzazioni, cioè, per me sono pochissime. Ancora. Non parlo del ban, uno non ne parlo qua perché non si può parlare della piattaforma blu viola su YouTube, e secondo perché ormai è inutile parlarne e mi hanno sconsigliato di parlarne oltretutto. Avviciniamo il microfono. Ci ho pensato anche io, Virgi, perché se mi sono stato a toccare l'asta. Tanto che mi sponsorizza su cosa? Su Telegram. La statua dietro di te è quello che sta a Milano. Ma quale? No, TikTok ho fatto un altro account. Perché lì puoi farlo un altro account. Il primo me l'hanno chiuso. No, hai fatto bene, super carino. Questo? Cosa vuol dire quello che sta a Milano?
che ci dobbiamo fare. Quindi che facciamo? Vedi che poi mi cringio perché nessuno scrive, abbiamo un cazzo da fare. Ah sì, Paolo, non lo sapevo. Tutti questi bandi sono dotati in questo mese. Ah, ottobre, sì. Ma Albertino, infatti, qual è il vero problema? Che non mi dicono niente, non perché non mi vogliono dire niente, ma perché non hanno ancora neanche guardato la richiesta di sban. Però per dire, Denise è una ragazza che forse la conosci, Denise Gioffi, a lei l'hanno bannata quest'estate per una cosa. Però non le hanno ridato il canale, però non le hanno, cioè la richiesta di sban l'ha fatta tipo a luglio e non le hanno detto niente, quindi non lo so. Un ottobre di merda. Lei non le hanno detto un cazzo, non le rideranno forse il canale probabilmente mai, ma non le hanno detto un cazzo da luglio. E che oltre che fare il ricorso non puoi fare niente. Lavoro sui social. Però Sdrumox l'hanno sbannato. Non lo conosco, ma so che l'avevano bannato. Più che altro, Matteo, penso anche che sia una mancanza di rispetto. Perché comunque, cioè, per me è lavoro. Non è una stronzata. Cioè, non vuoi ridarmi il canale? Dimmelo. O dimmi che me lo ridarai fra un mese. Ma non che mi lasci qua così come una cogliona fino al giorno in cui non me lo ridarai. Ah, è perma. Però perché? Ma io non vengo a chiederti quanto guadagni al mese col tuo lavoro. Cazzo, ne frega di quanto guadagno io? No, è normale, ci sta. Io avrei messo in mezzo un avvocato. No, l'avvocato no, Albertino. Perché alla fine... Però che mi dicano qualcosa. Io dico, mi vuoi bannare per 2 mesi? Però non è che io devo aspettare il giorno che tu decidi, vabbè, adesso interrompiamo il ban di Patena e ridiamo il canale. Senza dirle un cazzo. Cioè... l'avranno vista, beh, 3 settimane. Mi dici, guarda, il ban durerà fino a il primo di dicembre. Però dimmelo, Cristo Dio.
se tu insisti per farti sbannare è peggio. Proprio nelle regole di Twitch, quando tu vai a guardare le linee guida, ti dice che insistere per lo sban, o che ne so, un po' dei miei follower scrivono a Twitch dicendogli guarda che Patena sban, rischi che faccia diventare il ban, permaban, perché gli dai fastidio, cioè capite, c'è scritto nelle regole di Twitch. Però alla fine Twitch ti dice guarda, il ban è una sospensione a tempo indeterminato, per riavere il canale puoi riavere il canale solo tramite ricorso. Ma quindi lui come fa a sapere che non glielo ridaranno mai? Anche perché lui ti dice soltanto che se il ban dura fino a 30 giorni puoi fare la richiesta una volta sola. Se il ban è a tempo indeterminato, puoi fare una richiesta ogni 6 mesi. Ma fra 6 mesi non farò mai richiesta di riavere il mio canale di Twitch, perché comunque che cazzo me ne faccio? No, che non è giusto nei miei confronti, cioè è completa mancanza di rispetto per le persone, ovvio. È per il lavoro altrui. Ma ripeto, il mio problema non è il fatto di essere stata bannata, il mio problema è di non sapere se mi verrà restituito il canale e quando mi verrà restituito. A me questo mi dà fastidio, non il fatto del ban. Perché tu puoi avere tutte le buone motivazioni per avermi bannata, ma mi devi dire quando me lo ridai, se me lo ridai soprattutto. Ma se tu vai io sai quante volte accedo al sito per vedere se ci sono aggiornamenti sullo stato del ricorso? Ti dà solo in sospeso. Però la motivazione è condotta sessualmente allusiva. Puoi avere un permaban per una condotta sessualmente allusiva? Non credo che sia una cosa così grave di un ban definitivo. Io spero che me lo ridiano dopo 30 giorni. 30 giorni sono il 4 di novembre, abbiamo altri 10 giorni. Anzi, il 3 di novembre. Il 3 di novembre sono 30 giorni. Sei mesi sono tanti anche per una Amorant, cioè per dire, se banni Amorant per 6 mesi, anche lei in 6 mesi ha iniziato a fare qualcos'altro. Cioè nessuno aspetta 6 mesi di riavere un canale. Due anni, beh, direi che è un perma. Io penso che me lo ridiano tra un mese, cioè dopo un mese, quindi il 3 di novembre. Anche perché quando hanno bannato Amorant, perché faceva... la ASMR piegata 90 sul letto mentre leccava il microfono, è stata bannata 30 giorni. Quindi secondo me me lo ridanno dopo un mese. Ho questo presentimento. Ma che cosa ha fatto però? Quello che dico anch'io, Virgi, cioè ci può stare che mi dai un ban, ma non un ban definitivo. Ciao Checco. Perché qua ti chiami Ice Cube? Ti chiami Checco addirittura su Telegram e qua ti chiami Ice Cube.
Ah, ok. Ciao G. Sì, ho capito, ma avrà fatto SMR quello con leaking, che mettevano la lingua nelle orecchie del microfono. Ormai erano arrivati a dei livelli, raga, che facevano i pompini ai microfoni. Ma Matteo è andato una settimana di banna, la tipa che ha fatto sesso in live. Mio marito è partito per l'America ieri, stanotte in realtà, alle 3. Sono a casa da sola fino a domenica prossima. Perché la Giusy deve andare in Veneto per lavoro, infatti salgo a Milano, ma salgo venerdì, sto a Milano venerdì e sabato. Esatto, Checco. Beh, John, anche perché guardano molto anche il fatturato. Però a me sta sul cazzo anche perché a me settembre è andato veramente molto bene a livello di guadagno rispetto agli altri mesi. Quindi sono doppiamente incazzata. Ma poi, sai, finché mi avessero bannato giugno, luglio, agosto, io alla fine portavo solo ed esclusivamente sesso. A settembre comunque mi ero messa anche a giocare. Giocavamo, cioè portavo anche gaming, quindi che io cambio il content del canale e tu mi incominci a bannare, capisci che mi gira il cazzo. Sono orrenda, Francesco, grazie. Mi vedo estremamente orribile, ho dei capelli di merda, però grazie, sei molto carino. Dove vai a febbraio? Ma per cosa l'hanno bannato? Sono periodi. Sono periodi finché non mi danno il canale. Anche tu vai in Australia. Marco ti è stato 3 settimane. Ah, vai a vivere quindi in Australia.
perché l'Australia è difficilissimo tenersi il visto in Australia? Sì, Matteo, cioè alla fine, cioè nel senso, non è che muoio se vado a cercarmi, cioè se torno a fare l'impiegata, però mi giro al cazzo, perché non è il fatto che io, cioè non è il fatto che io debba andare a lavorare da un'altra parte, è il fatto che io adoravo fare la streamer, ma oggettivamente se non la fai su Twitch non la puoi fare da nessuna parte. Bigo? Non lo so. Non è la migliore, è che è quella che monetizzi meglio e dove ci sono gli italiani, perché in realtà su Trovo monetizzerei tranquillamente, ma non ci sono gli italiani, non parlo inglese, con chi monetizzo? Con mamma, ma... Non c'è un'alternativa, cioè oggettivamente o lo fai lì o non lo fai, se vuoi fare lo streamer. Cioè, qui è impossibile farlo. Cioè, io monetizzerò fra 7000 anni. Ma poi non è una piattaforma che mi farebbe restare, cioè. Questo po' mi fa male. Che ci dobbiamo fare? Ma per questo fanno il cazzo che vogliono, perché alla fine o stai lì o stai lì. Ma in realtà le foto dei piedi non pagano, però i video dei pompini sì, ecco come farsi banare su YouTube. Non trovo i feticisti. Se dovessi campare coi piedi, avrei cercato un lavoro 2 mesi fa. Ma John, perché per capire che sei, cioè loro non è che sanno la faccia di Patena 24, per sapere che sei tu ti devono segnalare. Ma tu lo sai, Albertino, che Siria si era fatta un secondo account? Poi l'hanno bannata anche su un secondo account. Se io mi facessi, se io mi aprissi un secondo account, mi bannerebbero tipo dopo 10 minuti, perché mi segnalerebbe chiunque. Il problema dei ban, raga, non dipendono dalla piattaforma, dipendono dalle segnalazioni. Non ti bannano perché la piattaforma si accorge che tu hai fatto cose, ti bannano perché la gente ti segnala. Su Twitch, non so perché parlavo di lei con qualcuno. Ah, quando mi hanno, la sera che mi hanno bannata, forse tu eri già andato a letto, parlavo con il ragazzo, quello con cui giocavo a Final Fantasy, che non mi ricordo più come si chiama, Bush. E gli raccontavo, no, del ban di Siria, e l'ho cercata su Twitch per vedere se avevano ricevuto l'account, e ho trovato un secondo account che si chiama proprio Syrian Sun Color 2 con tipo pochissimi follower, e dopo qualche giorno non c'era più, quindi siccome se l'era aperto, riaperto da poco. Ma poi ho scoperto delle cose su di lei, Albertino, che veramente, ciao Dario, sei Darietto, vero?
calcola, ho mostrato i piedi in modo magari che su TikTok ho fatto 600 views. Sì, perché sono malati. In trio non puoi mostrare neanche su TikTok i piedi, occhio. Virgi, io ho fatto 2400 visualizzazioni a lavare il pavimento di casa mia, ok? Ok. Albertino. Ti racconterò. Dei piedi, vabbè, è un meme. No, feticci del mio culo messa a 90 mentre lavo il pavimento. No, Darietto, mi hanno bannata venerdì. Ritorno venerdì su Trovo. Non vedo l'ora perché mi trovo molto meglio là che qua. Dopo ti mando un audio. Forse non è cazzo. No, no, Darietto, ho trollato. Venerdì sera mi sono messa a guardare, parlavamo di una cosa che qua non posso dire, e quindi siamo messi a cercarla su un sito, ma mi hanno bannata. Era per testare i limiti, per capire se ci fosse un minimo di moderazione, e abbiamo scoperto che c'è. Me la sono cercata, ecco. Il pane fritto, leggero. A me è venuta fame, ma non ho un cazzo da mangiare. Una persona mi ha suggerito di aprirmi un sito dove fare le live. No, no, sui discorsi non c'è. Sì, ma non posso... Cioè, vedi qual è il problema? Che non riesco neanche a fare i discorsi che... Cioè, nel senso, quelli che facciamo su Twitch, non essendoci più quella community, non riesco a fare i discorsi. Manco su Bigo. Qua forse ce ne sono anche di più di regole, John. Non lo so, non ho ancora capito. Sinceramente mi frega poco. Ma no, Albertino, dovresti creare il sito. Se non si... Se sponsorizzare il mio sito sarebbe come sponsorizzare Trovo. La gente non si iscrive su Trovo, figurati se si iscrivono al mio sito. No, secondo me devo farmi un profilo su Fastly. Ma anche lì, per poter abbonarti a un canale su Fastly, devi comunque collegare la carta. Non lo so. Ah, qui lo fanno? Ma le segue qualcuno? Sono io stronza che non mi caga nessuno?
Ma a me trovo piace che mancano gli italiani. Ma non sono il tipo, Dario. Ma poi non ha senso perché, appunto, ho detto, la gente non si rompe il cazzo a iscriversi su Trovo, figurati se si iscrivono al mio sito, cioè. Molto figo quello, Virgi, molto molto figo. No, ma Trovo va benissimo, mi piace un sacco. Beh, vedi perché, sai qual è il problema? Che io non avendo mai pubblicato un cazzo su YouTube, non ho la monetizzazione. Costa 2 euro, con gli stessi soldi di quella di Twitch hai la sub tier 2, costa 5,99 mi pare. A Virgi, venerdì torniamo. Venerdì a luna mi ridanno l'account. I bit costano anche meno, anzi, più ne compri, meno paghi. Questa cosa. No, bello. Sono stata cogliona, mi sono fatta bannare perché sono cogliona. Torneremo. Con calma. Almeno lì so che fra 6 giorni me lo ridanno. Eh sì, John, grazie al cazzo, ormai è tardi. Ma in realtà Twitch me l'ha sempre detto quanto era il ban. Sì, dai. Sì, beh, ma senti, il fatto è che potevano bannarmi per 3 giorni, non 7. Magari il tentativo lo potevo fare non la settimana che ero a casa da sola. Tipo. Sarebbe stato un po' più piacevole. Vabbè, Albertino, ho streamato un dildo però, anzi più dildi. Twitch mi permbannava. Dipende dal motivo. La tipa che ha scopato il live l'ha domata una settimana, il primo ban che prendeva.
Roma 11 novembre. Darietto, se vuoi, se non vado in maratona, incontrerò pochissime persone. Tu sei tra quelle, se vuoi. Cioè, incontrerò quelle di cui un minimo le conosco. Qui, Druden sicuramente, Duddo al 100%. Vabbè, è la stessa cosa, eh. Vero o finto cambia un cazzo. Ma c'era stato un altro caso, se non mi sbaglio, qualche mese fa, di una ragazza che si era dimenticata di chiudere. Ma quelli sono fake, John. Sono tutti fake. Lo fanno apposta. O lo fanno apposta o sono video fake di porno che fanno finta di essere live. Duddo lo vuoi conoscere anche tu? Io l'ho già visto due volte. Ciao Matteo, buonanotte. Che ragazza? Ah, quella del porno. Ma se cerchi tipo... streamer si masturba in live, una roba del genere, ti escono i video. Che facciamo, raga? Giochiamo. Ma noi che cazzo ce ne frega? Aspetta, che scusa, il sito della guida. Prima mi devo sbattere. Non ci voglio andare a letto da sola. No, Virgi. Final Fantasy 2. Dove sono arrivata? Qua.
Si è proposto anche Anto di venirmi a preparare da mangiare. Final Fantasy basta, ci sto giocando adesso, Zyrus. Ci sono vedere tutte le parti, bla 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 bla, appena entreremo. Ma quanta gente c'è? Ti stavo per dire, Albertino, che se volevi venivi su Discord e ti raccontavo. Facciamo una cosa. Vieni su Discord, muto il microfono, ti racconto quella cosa là. C'è ancora Albertino. Tocca portarti. Sì, certo. Vabbè, io sono scesa... Cioè, a Roma sono stata un sacco di volte. Però io ho 4 pranzi a Roma e 3 cene. E sicuramente devo mangiare carbonara, matriciana e cacio e pepe. Vieni, vieni Albertino, che ti racconto. Foma un po' di gossip. Chiudi. La gricia? Com'è la gricia? Forse non l'ho mai mangiata. Tanto mica interrompo la live. Muto solo la live. No, no, può venire chi vuole. Sono in 4 chiacchiere. Tanto... Perché io in realtà, voi non lo sapete, ma quando avevo pochi follower, cioè pochi spettatori, io avevo sempre la gente su Discord. Stavo sempre su Discord io, Doodle, Jackie e Davide. E 4 chiacchiere? Non so se la vedi. Perché non mi ricordo mai... Non sono tutte aperte. Cacio, pepe e guanciale. Sai che secondo me... Ah, praticamente è carbonara senza uovo. Forse non l'ho mai mangiata la gricia. Quando vuoi. Io qua sono.
Avevo mandato un locale a Druden dove volevo andare a mangiare. Adesso ti dico come si chiama. Dov'è Telegram? Druden. Quando cazzo io l'ho mandato, scusa? No, qua è troppo indietro. Niente, non lo trovo. Albertino, Ehi, chi è? Ah, cioè io non Alberto. so. Magari era Dario. E niente, cercavo il ristorante che avevo detto a Druden, ma non lo trovo più. E Comungi, i classici della povertà dei tempi. Ah, no, aspetta, che mi
Siamo tornati, scusate raga, stiamo facendo un po' di gossip. E quindi niente. No, cosa ho aperto? Mi sta aperto la donna. E quindi niente. Ma vieni vero a novembre a Roma, Albertino? Sì, fammi sapere, cioè, quando stai a Roma che mi organizzo. Dall'11 al... Siamo tornati, scusate raga, stiamo facendo un po' di gossip. Quindi niente. Qualcuno ha live con il rumore? All'11 al? Ah niente, dall'11 al 14. Sono stata anche stronza perché l'altro giorno mi è venuta un'illuminazione. L'11 è proprio il mio nipote e io parto per andare a Roma. Un po' stronza. Vabbè, sto giro ti sarei dimenticato, insomma. Certo, non ho deciso più. Tanto fa 2 anni, mica sto ricordando mio nipote che non c'è lo suo compleanno. Ciao Roby. Un po' mi mancava. Adesso giro di Non deciso più. Sono fatto 2 anni che sto ricordando. Perché mi sento rimbombata da qualcuno? Non lo so, però io faccio un po' di fatica a sentirvi, nel senso che è come se vi accavallaste, come se si accavallassero le voci. Niente, live su Bigo. L'ho fatta. Sto cazzo di notte. L'ho fatta tipo dalle 9 a mezzanotte. Dalle 10 a mezzanotte. Carina, mi piace. Ma mi piace perché c'è gente che mi scrive. Che quando mi scrive un cazzo di nessuno. Poi c'è un mega ritardo della live. E quindi cioè io parlo e poi devo aspettare tipo un minuto, così come una cogliona, aspettare che qualcuno mi risponda. Mi sento ritardo. Sì, effettivamente va abbastanza in ritardo come... È strano il ritardo la live. Come tempi di dei messaggi. Di brutto, mega in ritardo. Pure con lo stesso Discord su cui stiamo. Cos'è? Pure tra Discord e la live ci sta un'eternità. Sì, un botto. Ti rendi conto? E io ho messo... La latenza bassissima apposta per non avere ritardo, ma non so se metti l'alta latenza dopo 10 minuti la gente ti guarda. Bravo Roby, stalala, usa il mio link che mi prendo 2 euro. Bico, manca pure a me, ma che Bico qual è? Marco la odia Bico. No, ma tra tutti l'altra volta ci sono andato su Bigo sul sito, però non so perché solo sul tuo canale non mi... Cioè, se aprivo la pagina e guardavo un canale a caso me lo faceva guardare, sul tuo non me lo faceva guardare. Perché ero shadowbannata. Ero tipo un shadowban, quindi dal telefono mi si vedeva in live, dal PC no. Scusami, tu hai streamato mezza volta là, già stavi in shadowban. Che ti devo dire? Perché il tipo mi ha detto che secondo lui... Qualcuno di grosso, tipo qualcuno con un'agenzia, che cazzo ne so, mi ha segnalata. E quindi non entrava nessuno perché non mi vedevano. Ah, ecco. Infatti in live c'erano tipo 98 persone che poi erano tutti bot. Mi rimandi il link. È su cosa, Roby? È su Telegram? Da PC non mi si vede neanche ora? Ma perché non mi si vede? Scusa, sono la figlia della stronza che non mi si vede in live. Ah, non c'entrava niente lo shadowban. Comunque, boh, secondo me è l'alternativa migliore al momento per le live alla piattaforma viola. Ma parli di Bingo o di Trovo? Di Bigo. Trovo, il problema Bingo, sì. È che ci sono solo stranieri. Cioè se parlassi inglese sarebbe top, perché comunque
gli stranieri pagano, ma non parlo inglese. Beh, Diego voleva imparare l'italiano per parlare con me, che stellino. Beh, in realtà se tu parlassi inglese potevi fare già all'epoca partire col canale Twitch direttamente in inglese. Paga molto di più, ovviamente, perché arrivi a molte più persone. Sì, sì. Oddio. Perché ho sonno? Ho dormito 75 ore. Perché più dormi, più hai sonno. È un classico. Anche oggi non ho fatto un cazzo. Sto giro siamo in due. Comunque mi sembra assurdo che ci sia ancora gente che mi chiede perché non faccio le live su Twitch dopo 3 settimane che non faccio le live su Twitch. Cioè, c'è gente che non si è accorta che sono stata bannata. Beh, ma saranno persone che non ti seguono, cioè che comunque ti seguivano in maniera discontinua, no? Probabile, ma adesso è un casino, ci sono 800 scale. Adesso sei su gruppi vari, te trovi, cioè, lo sai. No, anche su Instagram mi scrivono, ma non ce l'ho più su Twitch. Mi hanno bannata 3 settimane fa. Sì, ma c'è avuto gente che passava novelle. Ogni tanto. C'è avuto più notizie? Però magari non guardandomi mai. Boh. Twitch c'è avuto più notizie? No, non mi ha detto un cazzo. Silenzio stampa. Ma dicevo prima che io spero che mi ridiano il canale il 3 novembre. Perché il 3 novembre sono 30 giorni di ban. Quindi potrebbero farmi sapere qualcosa. Quando io ho fatto... Quando mi hanno bannata per le Saba 90, io avevo fatto il ricorso, ma il ban era solo 3 giorni. Mi hanno risposto al ricorso dopo 3 settimane, 21 giorni esatti. Sarebbe molto bello mi rispondessero anche adesso dopo 3 settimane, dicendomi, oh, ci siamo accorti che ti abbiamo bannato per errore, abbiamo ripristinato il tuo canale. A parte che erano già 3 settimane che io avevo ripreso a fare le live. Però per dire anche lì, che cazzo mi scrivi? Abbiamo, cioè nel senso, ok che sono risposte automatiche, ma che cazzo mi scrivi? Abbiamo bannato il tuo canale per errore dopo 3 settimane? Cioè io ti denuncio dopo 3 settimane che mi dici è stato un errore, che io per 3 settimane non ho preso soldi. Oltretutto io penso che a un certo punto ti vedrai sbloccato il canale e poi dopo chissà quando ti arriverà la comunicazione che ti hanno sbloccato il canale. No, in teoria ti arriva subito, Drude mi ha detto che ti arriva subito, cioè quando ti ripristino il canale ti arriva la mail. Ma io infatti con l'ansia che non mi arrivi la mail, ogni tanto entro nella piattaforma del ricorso per controllare se c'è l'aggiornamento dello stato del ban. Ciao Magic Pearl. Ah, perché quindi comunque là sopra un minimo è possibile che magari c'hai qualche risposta, cioè che ti aggiornino la pratica, diciamo così. Cos'è? No, dico, in questa parte della piattaforma dove tu vedi il ricorso, se ci sono aggiornamenti per il ricorso. Ti dà in sospeso. Quindi da quella schermata lì puoi tendenzialmente potresti avere delle notizie in merito. Sì, perché c'è lo stato del ricorso. E adesso mi dà in sospeso. Ah, guarda, un aggiornamento sul tuo ricorso. Di recente il tuo account è stato sospeso o bloccato a causa di un nostro errore. Abbiamo annullato la sospensione del tuo account e puoi utilizzare i nostri servizi. Ma ti sembra una motivazione logica? Detto, il 2 di giugno me l'hanno sbannato addirittura. E questa motivazione me l'hanno data 21 giorni dopo il ban. No, sì,
Sì, più o meno, perché mi hanno bannata il 10 di maggio e mi hanno solo 3 giorni e mi hanno risposto al ricorso il 2 di giugno. Quindi Genti assurdi, gente diversa che ci lavora dietro, quindi sono tempi assurdi, perché non ha nessun senso che tu sbanni una persona e dopo 3 settimane, anche se fosse un errore, ma puoi metterci 3 settimane a riesaminare un ricorso? TikTok il ricorso te lo riesamina dopo 3 ore, 4 ore, te lo riesamina subito. Ciao Vincenzo. Ma infatti sì, perché poi voglio dire, ci fossero 3 milioni di streamer su Twitch, allora voglio capire che magari c'è una coda che non finisce più, ma presumibilmente tra tutti gli streamer italiani quante persone possono essere bannate? Boh, ma più che altro quanti ban al giorno puoi fare? Anche se ne dovessi fare 100, cioè alla fine tu lo sai perché l'hai bannato, cioè, o comunque ti dovrebbe uscire il riferimento del ban, quindi comunque lo vedi. Se lo vuoi riammettere o meno lo capisci subito. Non ti dico che ci devi mettere 24 ore, però più di una settimana non ti ci può volere per esaminare un ricorso, perché poi io ho cercato tipo notizie su internet dei tempi medi di Twitch per riesaminare un ricorso, ma non ti esce un cazzo. L'unica cosa che ti esce è la pagina di Twitch dove ti dicono: guarda, per riesaminare il ricorso i ricorsi vengono riesaminati in ordine di aspetta, ve lo dico qua, dice meglio da Activision, comunque ti assicuro. Cos'è? Activision è bannato perché hai violato i termini e servizi, così fine. Solo quello, ricorso effettuato 2 ore dopo, finito tutto. Ah sì? Ho scoperto sta cosa, 3 account mi hanno bannato, non uno, non due, ben 3. Io penso che, a meno che non poi queste richieste loro non le girino poi magari a Twitch America, che magari deve partire da loro l'autorizzazione, ne so, allora là posso capire che magari sono dei tempi più lunghi, ma se è gestito in Italia è inconcepibile che non abbiano più risposto. Cioè, quanta gente puoi bannare al giorno? Però vedi, dice: se il tuo account è stato sospeso non puoi accedere a Twitch e non ti dare i servizi, ok? Fare questo apprezzato. Come fare ricorso? Guarda, dice: i ricorsi vengono esaminati in ordine di arrivo. Non garantiamo la revoca delle sanzioni. Nel caso delle sospensioni di massimo 30 giorni puoi inviare bla bla. Se il proprietario dell'account coinvolto solo il proprietario dell'account coinvolto può fare ricorso contro la sospensione. I ricorsi frivoli inviati per chiedere informazioni sullo stato di una sospensione o relativi all'account di un altro utente non verranno presi in considerazione. L'abuso e lo spam delle procedure di ricorso potrebbe comportare sanzioni aggiuntive. Cioè, se io gli rompo il cazzo per dire: ma mi fate sapere qualcosa, potrebbero tipo incazzarsi e dire: beh, sai cosa ti dico, vaffanculo, ti banno per un altro mese. Cioè, ti rendi conto? Potrebbero comportare sanzioni aggiuntive o la revoca dei privilegi di ricorso. Cioè, tu potresti non essere sbannato perché gli rompi il cazzo per sapere a che punto è il ricorso. E poi non avere neanche più la possibilità di farlo il ricorso, a quanto ho capito. Sì, perché si incapa, i ricorsi frivoli saranno considerati nel conteggio dei tentativi. Cioè, se in questi giorni qualcuno avesse tipo rotto il cazzo a Twitch per farmi riavere l'account, questa cosa potrebbe andare a mio sfavore. Un tipo l'altro giorno mi arriva un'email dicendo tipo come se io avessi disattivato l'account e lo vorresti attivare. Ho detto: che cazzo fai che Twitch si incazza per queste cose e mi banna? Io ho detto: se mi fermo banno non vengo cercato e ti ammazzo. Adesso mi banno da YouTube per questa cosa. Stavo scherzando, ovviamente parlavamo di GTRP. Fare ricorso contro il ripristino forzato del nome utente non mi ci interessa. Sanzioni di un account, violazione di copyright, compilare la richiesta di remissione di un canale. Ah no, questo qua è perché se ti bannano dalla chat. Cioè, quindi se gli rompi il cazzo a Twitch ti potrebbe dire: sai che ti dico, vaffanculo, non ti riammetto più. Così, per dispetto.
una cosa intelligentissima che aveva detto la mia estetista, fa: ma potrebbero farti pagare per riavere l'account, cioè tipo tu paghi la multa e ti ridanno l'account. Io pagherei, se mi dicessero: guarda, paghi 200 euro e ti ridiamo l'account, io lo pago subito. Non sarebbe male come idea, però. Certo, alla fine è come se tu pagassi una multa. È un po' come quando ti dicono: tu prendi la multa e devi far togliere i punti della patente. Ti dicono: se non vuoi far togliere i punti della patente, paghi la multa doppia. Io alla fine dici: puoi scegliere, o resti bannato il tempo che devi essere bannato, oppure paghi e torni online. Ma io pago, porca troia, che cazzo me ne frega. No, soprattutto pensavo che questa cosa di pagare per i... per essere sbannati potrebbe essere pure un'altra fonte di guadagno per Twitch. Sì, certo. Sono i milioni. Se, appunto, che se alla tu fine lo paga solo globalmente... paga solo chi è veramente interessato ad avere l'account. Io pagherei per avere il mio account, che cazzo me ne frega. Anche perché giustamente, cioè, chi non ha un account magari piccolo non monetizza, che cazzo ne frega. Ma se io dovessi pagare 200 euro per avere il mio account, cioè comunque li recupero quei 200 euro, che cazzo me ne fotte. Piuttosto che non averlo l'account. No. Non si può pagare per riavere l'account. Credo che possa essere eticamente scorretto, probabilmente. Perché? Ma perché poi come valuti un pagamento da un altro? Cioè, nel senso, se io so ha fatto questa X cosa, io le faccio pagare 200, un'altra che, ne so, ha fatto un'altra cosa in live, le faccio pagare 100. In base alla violazione, se tipo la violazione è razzismo, ovviamente è più grave di un contenuto sessualmente esplicito. Ma semplicemente in base alla durata del ban. Ma in base alla durata non lo puoi fare, perché la durata dipende anche da quanti ban hai preso. Cioè, alla fine io penso che il mio ban sia così lungo perché io ho preso altri ban per contenuti sessuali, anche per quanto possono essere contenuti sessuali diversi, perché il vero problema è che tipo io ho preso un ban per nudo, ma non era mio il nudo, perché stavo guardando Ex on the Beach. Lo so, però comunque diciamo sei tu responsabile di quello che hai fatto. Sì, però per dire, nel senso... A parte che non nel senso, tutti i ban che ho preso erano sempre ban per motivi diversi. Non ho mai preso due ban per lo stesso motivo. Però nel senso, se tu c'hai 2, 3, 4, 5 ban, giustamente per loro sei considerabile recitivo. Sì, certo. Quindi è giusto pure che la multa aumenta. È un po' come... sì, certo. È un po' come la stronzata che TikTok... Tu puoi fare ricorso ai ban, ti riammettono il canale, cioè ti riammettono il video, ma ti conta comunque come una sanzione. Cioè io avevo tipo, che ne so, 15 video cancellati da TikTok, di quei 15, 7 in realtà me li avevano riammessi, ma nella lista delle mie sanzioni c'erano comunque quei video. Ma perché ne sta una sorta di storico di tutte le marachelle che hai fatto. Se tu mi cancelli un video perché viola qualcosa e poi me lo riammetti, vuol dire che la violazione in realtà non c'era. Me l'hai cancellato solo che la gente caga cazzo l'ha segnalato. Quindi che cazzo consideri la violazione se poi la violazione non c'è perché il video è ancora sul canale? Beh, anche questo è vero in effetti. Cioè, una cosa che viola veramente, me lo cancelli e basta. Che alcuni è successo, che magari ho fatto ricorso e loro dicevano che non erano riammissibili. Ma gli altri mi hanno detto: ti abbiamo riammesso la clip. Che cazzo mi consideri comunque? Cioè, nel senso, non ha nessun senso che mi consideri il video bannato come violazione se poi alla fine il video magari è riammesso nel canale. Stronzato. Ma questo evidentemente avvalora poi la tesi del fatto che i ban dipendono esclusivamente da chi ti segnala. No, infatti è così. I ban, perché la clip del coso, la clip dove dico la patata scorreggia 90 gambe chiuse, adesso è up. Cioè, se voi andate nel mio profilo di TikTok, la clip c'è. Perché?
perché nessuno l'ha segnalata. Perché non viola un cazzo, perché non dico una sega in quella clip. Ma la gente segnala e in base alle segnalazioni che ci fanno. È tutto dipendente dalle persone. Sono persone cagacazzo, che hanno un cazzo da fare nella vita e devono rompere. Esatto, c'è un cazzo da fare sta gente, voi. Ma non un cazzo da fare. Ma poi quelli che ce l'hanno con me, io capisco, non capisco perché. Cazzo. Cioè, chi sono che ti rompo il cazzo? Purtroppo il social, quando la gente sta dietro alla tastierina del telefono o dietro alla tastiera del PC, cioè magari su persone in pubblico certe cose non le direbbero, non le farebbero mai, sì, in tutta la vita. Tu ti rendi conto che il fatto che sei andato a segnalare una clip di... cioè sicuramente questa persona che mi odia a morte mi avrà cercata su Twitch per vedere se mi avevano riammessa. Quando tu cerchi Patena 24 su Twitch, l'unica cosa che ti esce è la clip di Il Vecchio Nerd, dove c'ero io, sì, che scrivevo il suo nome alla lavagna e in chiamata con lui sul suo canale. E lui avrà segnalato questa clip dicendo che apparivo io che ero stata bannata, e lui ha dovuto giustificare, cioè lo stavano per bannare, però anche lì lui mi ha detto che non l'hanno bannato, gli hanno praticamente scritto e lui ha dovuto spiegare che non mi ha ospitato in live dopo il ban, ma la clip era di maggio, a parte che c'è scritto coglioni la data. Figurati. Coglioni, non quelli di Twitch ovviamente, gli stronzi che mi segnalano. C'è anche quelli di Twitch che guardano i live su YouTube. Quindi la vita è molto difficile, cioè lavorare con i social è un mondo molto difficile. Ma per dire, un fotografo che seguo, gli stavano per cancellare l'account di Instagram perché qualcuno gli ha segnalato tutte le foto che aveva sul profilo e lo stavano praticamente bannando per nudo. Fai fotografo, che cazzo. Quindi... guarda, io quando è stato, forse l'altro giorno, scorrendo il wall dei reel di Instagram, sono incappato in un video con una problematica simile. Questo era un ragazzo che io peraltro non seguo, era la prima volta che incrociavo sto reel di un ragazzo che si occupa di cinofilia, cioè di addestrare i cani, e su questo video dicevo: io fra poco lo mollo tutto perché la gente mi insulta continuamente, mi dice che non sono una persona che non sa addestrare i cani, cioè insulti vari, quindi pure per le persone che fanno cose tra virgolette che possono essere canoniche, comunque ci sta sempre sta gente infoiata che deve in qualche sì, modo rovinarti le cose, cioè a prescindere da quello che fai, che tu puoi parlare di sesso o è come ci vuoi, puoi parlare di cinofilia, sempre c'è gente che ti rompe il cazzo nel discorso. Vabbè, ma è come la tipa che parla in corsivo. Infatti l'aveva fatto un video dove, esatto, dice: non mi ha mai rotto il cazzo nessuno, mi facevo, cioè avevo sempre commenti positivi. Quando un video va virale e la gente incomincia a giudicare quello che fai, tutti ad accanirsi sotto i miei video a caso, perché poi la gente segue le masse, e quindi se uno ti insulta, ti insultano tutti. Perché va così, e intanto quella adesso è famosa, coglioni. Ma perché poi la gente non capisce che se tu... è come quando girava il mio video su TikTok, cioè alla fine fai solo della pubblicità. Ah raga, ma io stavo giocando... Ma infatti c'è un detto che dice appunto che non esiste la buona o la cattiva pubblicità, c'è solo la pubblicità, cioè, solo pubblicità. L'importante è che se ne parli. Anche vedendo per quanto ne puoi parlare male, poi la gente si dimentica anche del perché parli male. Cioè c'è gente come la tipa di Mondello o quella che ha tirato i capelli alla tipa sull'aereo durante il Covid senza mascherina, che adesso fanno gli influencer. Di che cosa stiamo parlando? Sì, ma perché c'è pure il bacino d'utenza che consente poi queste cose, sì, certo. No? Perché poi dici... se tu fai una cosa del genere, la gente ti segue pure, il problema non è tuo, oltre ad averne già per farti tuoi, ma dalla gente che ti segue, ovviamente. Come quelli che, quando mi hanno banato da Twitch, che ho fatto il post su Instagram, mi scrivevano godo. Gente che mi seguiva, ma perché mi segui? Infatti io non rispondo manco più agli hater. Io blocco.
O quello che l'altro giorno mi ha scritto e mi fa: se posso darti un consiglio, ti dovresti coprire un po' di più quando fai le live. Blocca. Pure? Ma che? Cioè, non mi guardare. Se ti turbano le tette, che cazzo mi guardi? Poi tette, cioè raga, parliamone. Manco avessi... La gente deve rompere i coglioni. La gente con una vita di merda, ovviamente, deve rompere i coglioni. Perché sono convinta che quelli che rompono il cazzo sono quelli con una vita di merda. Ma questo che Final Fantasy è? Cioè che numero? 2. Ah, il numero 2. No, mi sono perso. Che su YouTube c'è veramente la tristezza. È un posto estremamente triste. Magari sto fatto qui di YouTube. Ecco, se un giorno che ti riattivano il canale di Twitch, magari puoi fare, gli ricarichi le live qua sopra e così fai un po' un po' proprio anche di iscritti. Ma in realtà lo volevo già fare nell'ultimo periodo, però mi cago il cazzo, perché poi il problema qual è? Che le live sono troppo lunghe, quindi vanno tagliate, ma non sapevo come tagliarle, perché tipo volevo ripostare il VOD della litigata con Luca. Ma il VOD durava 5 ore e quindi non riuscivo, non me lo faceva caricare perché era troppo lungo. E dovevo tagliarlo, ma non so tagliarlo. Vabbè, tagliare è proprio una cosa semplicissima, lo puoi fare, basta una mini guida su Google. Che poi non ce lo sbatta. Perché non posso fuggire? Tra l'altro penso che basti un qualsiasi programmino che c'è, cioè magari anche su Windows. È proprio una cosa semplice. Se non ci fai cose sopra... Non ci avevo... Cioè, non ci avevo pensato e non l'avevo mai fatto. Più che altro perché se avessi postato roba su YouTube in questo periodo e l'avessi magari pubblicizzato su Twitch, avrei qualche ora di live, di visualizzazione in più sicuramente. Sì, ma avresti qualche ora, secondo me anche parecchie ore in più, ma soprattutto saresti arrivata alla famosa quota dei 1000 iscritti. Sì, anche perché comunque mi hanno detto che in teoria non mi avrebbero bannato da YouTube per quello che dicevo nei VOD di Twitch,
quindi la gente se li sarebbe regolati volentieri, ma la pigrizia ha vinto su Patena e quindi l'abbiamo presa nel culo. Vabbè. Anche da YouTube stesso si può ritagliare, se mi ricordo bene. Ah, sì? Ma sicuramente si possono fare le clip, però non so se si possono fare anche le clip dei video. Non ne ho idea. Ma scusa, ma io avevo trovato un posto e non c'è più. Perché? Ma poi mi fa stridere perché vedi non c'è un cazzo di nessuno. Che la gente dice, ah, la gente sta mollando Twitch per andare su YouTube. Ma dove? Ma chi? Ma quando? Manco per niente. Ma, dici, ma zero, sono tutti là. Ma forse solo da un punto di vista del fare i cioè di cambiare piattaforma, inteso non più come streaming ma come content, cioè nel senso fare video e basta. In questo senso lo stanno passando. No, secondo me parlavano proprio delle live. Perché anche Bob, vabbè, ok, Bob parla bene di YouTube perché lo sponsorizza. Però tipo diceva che si stava migliorando un sacco dal punto di vista delle live. Ma a me non pare. Perché la chat fa schifo. Sì, non si può fare un cacchio praticamente. No, si vede male, ma poi non c'è visibilità, non c'è... Non so neanche dove si veda la gente in live, sinceramente. Vabbè, cioè, dove stanno le tre lineette di YouTube? Ci stanno. C'è un paragrafetto che dice trasmissioni. Cioè, capisci, non è che dici è a vista. Sì, questo sicuramente. Cioè, secondo me qua sono proprio poco seguite. Per dire. No. Email non ne ho. No, forse sono... Ah, no, ok. Sono solo laggata. No, sai. Beh, diciamo che il mese di ottobre ancora non è finito, ecco. Hanno ancora 6 giorni per prepararmi. Esatto. Bisogna sfangare assolutamente questo cazzo di mese di ottobre. Guarda, devi arrivare esattamente a lunedì prossimo. È lunga, eh? Molto. Ah, è vero, cazzo, la settimana finisce ottobre. Pensa se vi ridanno il canale lunedì. Devo dire a mio marito che vado in live. Capirà. Se dovessero ridarmi il canale il 31, capirà. Perché mio marito torna domenica, quindi ovviamente lunedì e martedì che è a casa, grazie a Dio dal lavoro, perché c'è il ponte. E... Stiamo insieme, però se mi danno il canale di Twitch... Ci mancherebbe altro, insomma. Ma se mi ridanno il canale di Twitch, cioè, sinceramente, tra le due cose...
Forse preferisco fare live su Twitch, sono più in astinenza e scopare posso scopare lo stesso. Che santo che è. No, beh, se mi ridano il canale veramente penso di fare tipo 24 ore in live per recuperare tutto il tempo perso. Una mini maratona. Una mini maratona, sì. Io spero me lo ridiano, cioè, sarebbe bellissimo me lo ridessero questa settimana, perché comunque essendo a casa da sola, cioè, sarebbe un sogno di avere il mio canale. Purtroppo non posso solo sperare. Ciao Alessio. Io abbandono che domani si lavora. Ciao Dario. Buonanotte. Ciao, ciao Dario. Ma in realtà mi sa che mi dileguo anch'io. Sì, a parte che tanto volevo staccare anch'io. Volevo uscire da sto cazzo di posto. Beh, tanto ma con calma, nessuno ti corre dietro. No, volevo solo finirlo prima di andare a letto. Anche già mi sono persa. Se devo ricominciarlo dopo 24 ore. A parte che no, domani devo pulire casa. Devo pulire casa. Il dovere ti chiama. Eh? Il dovere ti chiama. Sì. Sì, anche perché poi giovedì viene il fotografo, quindi. Ma più che altro mio marito, che cazzo. Cosa ti ha chiamato? Mi ha chiamato alle 9, 10, 11, mezzanotte, 1 e 2. Non ci è arrivato. Volevo stare svegliata finché non mi chiamava. Ma potrebbe anche non chiamarmi conoscendolo. Va bene. Ciao Giacomo. Vabbè dai, ci aggiorniamo qui in chat. Va bene. Ciao. Ciao ciao. Ma su Discord hanno messo le attività. Può fare un watch party su YouTube. Cos'è un put party? Ma dai raga, ma che cos'è? Ma dobbiamo farlo? Ma scusate. Ma domani lo facciamo. Oggi no. Domani lo facciamo. Ci sono i giochi da fare su coso. Si può giocare pure a poche. Ah, solo perché è abbonato in Nitro. No, voglio giocare a put party. Cioè, volevo fare, ve lo volevo scrivere oggi, poi non vi ho scritto perché faccio sempre così, però vi volevo scrivere per dire se volevamo tipo guardare, perché io l'avevo fatto una volta con Alex e Kirepa, di guardarci una serie su Netflix insieme su Discord. Cioè qualcuno lo faceva partire, lo streamava su Discord e ci guardavamo una serie insieme. Secondo me era una cosa carina. Ciao Salvatore. Ah, Morgoth. Ciao Morgoth, sei arrivato tardi oggi. Secondo me era molto carino guardarci una serie tutti insieme.
finito gli antidoti, porca dai. Al ciao. Al, ti prego, non lo chiamare Al. Chiamalo Albi piuttosto. Ho fatto la live su Bigo. Ho staccato perché volevo venire su YouTube. L'ho fatta anche su Bigo. Anche perché su Bigo non posso giocare. Non posso curarla. Bene. Top. Dici Bigo? Ma l'hai scaricata? Careno. Hai visto molti asiatici? No, ci sono anche un sacco di italiani. Strano. Ah, dici che è per quello.
Ciao Francesco. Oh. Ciao Salim, bene, grazie. Ricordo che fino a Final Fantasy la grafica sarà così. Sì, Morgoth. Grazie, che buonasera intanto. Non capisco dove devo andare.
Beh, in realtà più avanti non possono tutti fare tutto. Ma in realtà anche tipo nel primo non tutti potevano fare tutto. Qua sì. Nel secondo già sì. Però negli ultimi, secondo me, non è vero che tutti possono fare tutto. Che scrivo a mio marito, sono un po' preoccupata. Non me lo ricordo più il 12. Tutti possono usare tutte le armi. Beh, anche qua. Non capisco dove cazzo devo andare, scusa. Ma porca troia. Ah, qui. Vaffanculo.
Certo. Così, random. Non gli faccio un cazzo con gli attacchi. La porta. Quanta cazzo di vita hanno sti minchia?
Ci manca un cazzo. Brava, fatto un cazzo in realtà. Quindi ma scusa, questo posto come si chiama? Isola tropicale. Ah, dove cazzo sono arrivata io? Io questi non li ho fatti. Tutti al mare. Minchia. Comunque ti fa capire il livello di YouTube il fatto che di fianco al tuo nome ci sia una chiave inglese. Secondo me questo dice tanto sul livello delle live.
tristissimo. Poi non so se una volta che la monetizzazione, se si ha le emote, non c'è un cazzo. Poi vabbè, tipo io gli alert non li ho perché non li ho impostati, sti cazzi, però... Albertino il meccanico. Ma dove cazzo è? Però sono stato in un posto dove non dovevo andare. Ma ho fatto un'isola che non dovevo fare. Ma io non ci credo. Beh, meglio. Non dovrò farla dopo. Cioè, non l'ho fatta inutilmente. Questo fa capire quanto cazzo sono farmata. È perché erano troppo forti rispetto a me i mostri.
Ma dice che è una cazzo di isola. Affanculo. Scusa, dice. Parliamo con... Andiamo dunque a Palo per non dire una nave, entrata nella città, bla bla bla. Per raggiungere Deist dovremo attraversare il canale a sud-est e continuare verso sud fino a raggiungere l'isola situata a est della Snow Cavern. Ah, è quella. Porco due. Ha detto veramente lo dico a mamma. Thank you.
Prendiamo, dirigiamoci a cosa, prendiamo. Poi, quindi cosa è successo? Due valigie addirittura. Almeno non sono andata da un'altra parte, ma nello stesso posto. A che ore sono? No, vabbè, non ti preoccupare. Ok. Va bene.
Ciao Mimi. Direi che sono alquanto fermata. Seguire il percorso dove? Prendo le scale sud ovest. Al momento giocavo a League of Legends, ma ho mollato. E prima di giocare a Final Fantasy ho giocato a Oddworld, l'ultimo, non bello come il primo. Mi piace su questo genere qua. Cazzo, cosa devo fare? E quindi così siamo messi così. Io però adesso andrei a letto, ma se vado a letto devo mettere la sveglia perché devo fare le attacchi.
Vaffanculo. Ma dai, incula sto gioco di merda. Vabbè raga, continuo domani. Bananina. Ci vediamo domani. Questo lo salviamo. Ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Fate bello. Non so se c'è qualcuno. Mi rispondete fra 7 ore. Aspettiamo un po'. E basta. Ciao Anto. Buonanotte a tutti.